speciale TOSM ITM 2011. Io credo che la novità più importante del TOSM 2011 sia quello che noi abbiamo cercato di fare, ovvero costruire un grande triangolo tra business, ICT e struttura dell'offerta. Ovvero quello che abbiamo cercato di dimostrare già in plenaria e poi l'abbiamo ripreso nel turismo, abbiamo affrontato stamane con il tema dell'energy, stiamo per parlare di multimedia, parleremo di finance domattina e di sanità nel pomeriggio, è una chiave di lettura un po' diversa rispetto al tradizionale, ovvero ICT non è solo tecnologia ma è una vera leva abilitante, deve essere una vera leva abilitante del business. Per fare questo abbiamo parlato non solamente con i CIO, non solamente con le aziende fornitrici, ma abbiamo anche parlato con gli uomini di business, con le istituzioni, con i rappresentanti delle diverse categorie coinvolte, con il tentativo di dimostrare la grande utilità che oggi l'ICT riveste e deve rivestire all'interno di ogni decisione strategica, di ogni azienda, di qualsivoglia territorio. Questo è il tentativo che stiamo facendo unitamente ad un altro e questo è il significato che abbiamo voluto dare al titolo, le reti lunghe per la competitività, ovvero l'innovazione e la crescita non si riesce più a farla in solitudine, il mondo è troppo globale, troppo competitivo, troppo vasto per essere affrontato in solitudine, oggi c'è davvero bisogno della coesistenza e del supporto di ogni operatore, c'è anche un forte bisogno dei territori, il Piemonte ha dei grandissimi asset, un grandissimo valore, credo che il Piemonte debba e possa essere una leva competitiva anche per il sistema paese, quindi mettere a fattor comune le tante esperienze che ha, le tante competenze, anche per territori limitrofi o magari distanti. Quindi questo è il tentativo grande che stiamo cercando di fare. Ecco, per lo sviluppo tutti un po' stanno facendo proprio la parola innovazione. Credo sia importante per lo sviluppo del nostro paese, delle aziende, è sicuramente un passaggio obbligato. Visto che tu hai una visione più globale, qual è lo stato di salute dell'ICT, dell'innovazione in Italia? Allora, l'ICT oggi purtroppo, prevalentemente in Italia, ma non solo, è visto come uno strumento per ridurre i costi. E si fa poca innovazione. Innovazione è prevalentemente cambio di mindset, quindi attraverso l'innovazione, la tecnologia, ma il cambio dei processi, il cambio delle risorse si può fare davvero innovazione. L'ICT di cui stiamo parlando è un ICT che è all'interno di un'automobile, che è all'interno di un bypass, per citare una delle ultime news che ho letto sul giornale stamattina, è un nuovo modo di fare banca, è un nuovo modo di fare sanità, è un asset fondamentale per un turismo in una società che ormai è sociale ed è assolutamente internazionale, che vive di e-commerce, 8 miliardi più 20% quest'anno, quindi queste sono cifre molto importanti. È un ICT che, come vedremo tra 10 minuti nella sessione multimedia, è un ICT che oggi è all'interno dei format televisivi, la stessa televisione sta cambiando moltissimo, noi parleremo proprio di questa TV che cambia, che non è solo tridimensionale ma che diventa per esempio sempre più sociale, incorporando anche le metodiche, i modi di comunicare che noi ormai viviamo quotidianamente tutti i giorni. Bene, a proposito di multimedia, dacci una piccola anticipazione. Ieri con Rifkin abbiamo sentito che siamo in preda a questa terza rivoluzione, che è quella di internet, della rete, e forse ce ne sarà addirittura una quarta. Beh, di rivoluzioni ce ne sono tante, le viviamo ogni giorno se siamo in grado di coglierle. Io credo che il messaggio forte che noi daremo tra 10 minuti è che multimedia è un universo in grandissima trasformazione e la cosa molto bella di questa multimedialità è che si stanno intersecando diversi piani e diversi settori. Oggi si può fare televisione utilizzando i social media, ma si può fare televisione anche utilizzando delle metodiche di gaming, si può leggere un libro utilizzando le stesse tecniche, che sono anche tecniche di multimedialità immersive, e c'è anche un altro
tema, che è quello della tridimensionalità, che sta entrando progressivamente non solo nelle nostre case ma nel nostro modo di comunicare. Un'altra che non è una novità ma che ormai è una realtà, oggi si fa molto più advertising attraverso i nuovi media digitali che non a livello fisico. Quello che noi diremo tra breve è che forse qualcuno l'ha persa come notizia, ma a giugno il fatturato di advertising online negli Stati Uniti ha superato quello dell'advertising fisico, 54 miliardi di dollari. Quindi questo credo che siano elementi non di trend ma di realtà che stiamo già oggi vivendo. Speciale TOSM ITN 2011.